Maremma, 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 Maremma. Stiamo per partire per la Maremma. Però giuro, c'è anche la roba di Franco in mezzo. Maremma, maiala. Sono le 7:15 della mattina e siamo già partiti. Questo non perché siamo mattinieri, ma perché ha cominciato a piovere, una cacchio di goccia continuava a battere su una cosa di latta, non so, sul tetto. Bang, bang, bang. Quindi io alle 5 e un quarto, 5:30, non lo so, mi sono svegliata, quindi di conseguenza Franco, abbiamo fatto tutte le valigie ed eccoci qua, adesso partiti! Siamo partiti da 3 minuti e già ci siamo fermati all'autogrill. No, Ho scelto un panino prosciutto invece della brioche. Sono proprio internazionale, eh. Arrivati! Che paura! Piccola, un po' grande. Andiamo a lavorare. Oggi mangiamo fuori, guarda come si sta bene. Sì. Il momento camino, momento stufa è uno dei miei preferiti. Poi rintuzzarla anche mi piace tanto. Sono sempre io l'addetta, sempre io. E Gingio, ovviamente. E oggi è una splendida giornata, ci siamo svegliati con questo sole. Ieri pioveva, la nebbia, la bruma, la pioggia, vabbè, ho detto un sacco di sinonimi, comunque era un tempo di merda. Oggi invece c'è un sole meraviglioso. Guardate un po', a novembre, colazione all'aperto. Troppo bello. Bello intinto. Quindi, all'aperto, a novembre. Fantastico. Momento magico, ecco. Momento magico. Quanto te la godi, Gingioc, lì, eh? Sembri quei leoni che si mettono lì, a guardia della casa. È vero? C'è Franco. Che si sta quindi al sole. Non fa un cavolo come sempre. Tesoro, ti serve una mano? Ce la faccio, però adesso ce la faccio. Se ho bisogno ti chiamo, però, grazie, amore. Gentile. Che luce. Che meraviglia. Questo vento poi crea un'atmosfera. Franco, ho comprato la salsiccia. Mi hai preso giusto un po', eh. Per oggi basta, guarda. Dov'è? 1,5 metri di salsiccia. No, di più, scusa. 1,80 metri di salsiccia, alta come te. Cosa? Sei la regina delle salsicce. Oddio, dai, ti prego. Dai, ma smettila. Le facciamo alla griglia, cioè bella che oggi, che dici? Sì, 6 le mettiamo lì sul camino, eh? Sì. Le facciamo a salamare. Gingiocchino, le facciamo a salamare. Andiamo a mettere via il bottino. Le mie salsicce. Questo è il test dell'olio nuovo, è appena arrivato dal frantoio, ancora caldo. No, ovviamente non è caldo, però è unto. L'olio è unto. E ho già, allora, ho bruschettato il pane, già bello strofinato abbondantemente di olio. D'accordo? Ops. Sono una grande versatrice di olio, ma guardate, guardate, cioè il colore è fosforescente.
potete capire. Tutti voi che mi scriverete, mamma mia, buono. No, no, ragazzi, cioè mi spiace. No, questo è più buono. No, questo è più buono. Che buono. Allora, questo è l'arrosto di maiale che ci ha portato Patrizia. Fabrizio e Patrizia, i nostri amici qui di Sassofortino. Le patate invece ce le siamo fatte noi. Io le patate. Sì, io. vabbè, d'accordo. Io le patate. Franco, il cuoco per eccellenza. E mosse magna. Oggi ci facciamo una bella passeggiata al mare, già che ci siamo andiamo a trovare My Pen Rai, la mia piccolina che è in cantiere a Puntala. Jinjok, tu fai da guardia, mi raccomando. My Pen Rai, arriviamo! Non ho messo la marcia per quello che non va male. Stiamo arrivando al parcheggio di Cala Violina. Il mare d'inverno, ma qui è il mare d'autunno. Uscita, quindi qua è entrata. E lì al gabbiotto del parcheggio, non c'è nessuno, è gratis il parcheggio! Yuppie! Un chilometro e mezzo, ma io pensavo di arrivare qui, che fosse qua dietro l'angolo, invece bisogna... No, bello, facciamo una bella passeggiata, Sì. Vabbè. Posso aspettarti in trattoria mentre prendo due antipastini, anche per te? Ci perdiamo nel bosco. Fa anche un po' fresco. Guarda che bei colori però. Sì. Abbiamo già fatto 100 metri. Vieni, c'è una strada nel bosco, il suo nome conosco, vuoi conoscerlo tu? Sentiero Calaviolina, Calaviolina, ciabatte, passeggini. Noi non ci abbiamo né le ciabatte né i passeggini. Però quindi piove. Forse. Qualche goccia. Ma... però non è cielo da pioggia seria, da scroscio. Sono quelle due gocciolelline. Sono quelle due gocciolelline così che un po' aumenta, però si vede che non è un cielo spesso, che cioè nel senso magari un pochino ci bagneremo. Non credo zuppi, ecco. Eccoci. Ah, si sente già il rumore del mare. Attenuto. Questo è un tuono. Più che il rumore del mare è il rumore del temporale. Alla divina, che bello. Bellissimo. Che meraviglia. Quando, cioè mi ricordo, io sono venuta con i miei a dormire così all'addiaccio, senza campeggio, no? Abbiamo messo dei teli e dei sacco a pelo. E abbiamo dormito così. Mi sembrava molto più grande la spiaggia. Boh, forse adesso perché ci sono state le mareggiate. Puntala, il porto di Puntala. Bellissima Cala Violina, non ero mai stato. In questa caletta qui, per la precisione, non ho mai dato ancora. E quando c'ero passata, che proprio ci volevo dare ancora, e mi si era rotto, guarda caso, stranamente, il salpancore. E quindi niente. Andai in porto, però cavolo che bello, mi dispiace un casino in questo momento non avere mai Pen Rai e di averla in cantiere, ma d'altronde dovevo proprio un po' sistemarla, però vabbè, sono venuta comunque a fare una passeggiata qui e rimembrare l'inverno scorso che l'ho passato tutto in barca navigando, bellissimo. E devo dire, io sono molto freddolosa, ma non ho neanche tanto sofferto il freddo, perché mi ero coperta bene, col giacchetto riscaldato, tutte le cose riscaldate.
ha un fascino diverso il mare d'inverno, anche se è autunno ancora, però insomma avete capito cosa intendo dire. È completamente un'altra cosa, non sono cose paragonabili. La mia barca starà al cantiere di Puntala, al cantiere Costa Etrusca. Adesso la andiamo a trovare magari. Ecco, Franco è andato, mi ha preceduto. Ehi. C'è un ristorante a 2,5 km, Trattoria D'Alisa. Ma stai girando? C'ho fame. E pensiamo solo a magnà. Andiamo. Il tuono. Andiamo. Cameriere? Garçon? Garçon? No, mi ha detto poco fa. Tesoro, non ti preoccupare. Non è un cielo d'acqua. Sai quelli che ti bagni zuppo? No, 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 questo no. Mancano 2 km alla macchina. Ma sai com'è che siamo partiti che c'era 1,5 km? Come fanno a esserne 2 adesso? Sotto l'acqua tutto diventa più difficile. Tutto bagnato già. Andiamo a cercare una trattoria che abbia anche l'asciugacapelli. Io mi devo togliere sta roba, cioè sono giù, guarda. Ma c'è anche la copertina lì, potremmo mettercela. Perché i pantaloni mo me li tolgo, se no muoio. Li abbiamo trovati tutti chiusi e qui con fare scocciato ci hanno detto che era aperto. Il tipo, il proprietario è strano forte. Non ho sentito parli troppo piano. Bruschetta, tortelli. Te che prendi? Io cosa prendo? Pappardelle al cinghiale. Sformatini di carciofi fonduta di formaggio e tartufo. Forse prendo quelli perché a Franco non piace il formaggio, quindi me lo pappo tutto io. Sformatino di carciofi con fonduta e tartufo nero. No, ma questo è troppo grosso, scusa. Dai. No. Ma devi assaggiare il ragù. Molto buono. Vuoi assaggiare un po' di tagliatelle al cinghiale? No, io voglio i miei tortelli maremmani. Buono. Che bello che non ti piace il formaggio. Non te lo posso far assaggiare. Salve, dobbiamo andare in cantiere. Di qua, eh? Chissà se c'è ancora l'albergassi. Non c'è più, l'hanno venduto allora. Andiamo a vedere se c'è un bel catamarano da 54 piedi in vendita, con 2 lavatrici, 2 lavastoviglie, 4 bagni, doccia con idromassaggio. Io la metto qua fuori, che dici? Sì. Guarda lì, catamarano, vendesi. Quello dell'altra volta. Madonna, ma è brutto come la fame. Quello non mi piace neanche. Questo però è un Fontan Peugeot. Ho capito, sarà anche un Fontan Peugeot, però è brutto. È brutto ma comodo. Guarda che bello quel se tavolo. Voi della Fendant, come si chiama? Fondant Peugeot, volete farmi ricredere da questa, noi siamo pronti a portare in giro una vostra barca, sì. Chiamateci. Anche solo un paio di settimane, non tanto, con il grill dietro le salsicce, ci penso io a cucinare. Eccola! Che bella! La quanto sarà bella, cosa? Devo prendere la scala. Sì. Ma quanto è bella, ragazzi, eh? È bellissima! Oh, facciamolo un po' lavorare, finalmente, eh? Sempre tutto io devo fare qui in questa famiglia. Che dici, funziona o finiamo in acqua?
Non mi sento mica tanto sicuro. Togli sto coso. Ora finire in acqua dopo il cinghiale, le pappardelle al cinghiale. È troppo dritto. Cazzo, se finisci in acqua rido fino a Natale, cazzo. Bastardo. È da teatro. No, allora, ma i penrai tutto bene? Non ve l'ho fatta vedere dentro perché c'era un pochino di casino, ma giusto poco. E quindi niente, tutto a posto, sta parcheggiata lì in cantiere fino ad aprile circa, così. E adesso, visto che siamo al porto qua a Puntala, ci guardiamo qualche bella barca. Abbiamo già visto due super maramù da fuori, ovviamente, dei Baltic, degli Alberg, insomma, sogniamo. Gli occhi a cuoricino, che bella, eh? I catamarani non ci sono qua, eh? I catamarani. Guardatela che bella. Con questa si fa un bel giro del mondo, eh? Questa è molto bella, sì, mi piace molto. Sì. Guarda, bella anche questa qui, però, eh. Questa qui è piccolina, è sempre più piccolina, ma sempre un albergo. Ah, no, un albergo. Ma che è un gran soleil, non diciamo bestemmie, un alberg. Beh, adesso comincia a fare un po' freddino e sta pure ricominciando a piovere, che mi sono appena asciugata i capelli praticamente. E ci troviamo l'arnaio. Sì. Beh, adesso so un zitto. Beh, adesso comincia a fare un po' freddino e sta anche ricominciando a piovere, quindi noi ce ne torniamo all'arnaio, al calduccio della nostra stufa. Invece noi ci vediamo la prossima settimana. Mi raccomando, mettete un like, iscrivetevi e poi condividete anche il video, eh? Buona onda!